Commissione Cultura si è speso addirittura quando allestivamo la mulattiera ogni mese di maggio con le poesie di Alda Merini e non solo, era quello che la mattina presto le andava ad attaccare tutte. Poi si ritrova sindaco chiaramente con dall'altra parte del tavolo con quel problema di fare sistema che diceva prima Pozzoli, che è un po' quello che cerchiamo di fare qua, insomma tante delle persone qui presenti al tavolo e anche di là sono coinvolte nel cercare di fare sistema. Per esempio anche con l'apicoltura solidale, proprio andremo il 29 di settembre su quel percorso e nell'occasione puliremo due tratti che già si sono persi del sistema di sentieri attorno alla passeggiata volpiana. Ecco, il cittadino attivo si ritrova sindaco e chiaramente si deve occupare sì di andare avanti su questi progetti, ma anche su mille altri stimoli che riceve, richieste che riceve quotidianamente e anche temi che gli stanno a cuore. Brunate chiaramente per posizione si ritrova a essere per esempio il luogo prediletto per metterci tralicci, se vogliamo in tema ambientale, i tralicci della telefonia mobile, chiaramente si trova a essere appunto il custode insomma di questi sentieri, forse bisognerà iniziare a seguire il suggerimento di Levrini, cioè a fare presente che non manca veramente molto perché le case diroccate che ci sono, i terrazzamenti diroccati tra sotto il Carescione, ci ritroviamo in via Leggeno e l'Eremo di San Donato in via Crispi, davvero non manca molto, forse dovremmo cominciare a dirlo in maniera significativa anche con le foto altrettanto forti e poi prendere voi i bambini, li prendete proprio insomma da piccoli, c'è anche un bosco didattico che è partito a Brunate già con amministrazioni precedenti. Saverio Saffioti. Grazie.